Buongiorno, buongiorno figliuoli e grazie a Grimpaton per l'iscrizione rapida uh, Come vedete siamo in Vietnam uh, e come vedete sto facendo un altro live quest'oggi Un pochettino più guardabile di quello che ho fatto alle 5 della vostra magnana uh, Quanta vegetazione? Beh qua è normale Iurgio, uh, qua è uno dei paesi più verdi che abbia mai visto sulla faccia della terra C'è veramente un quantitativo... Alberi, erba incredibile. Carina questa grafica pre-live, esatto, Dash Pay. Ho preso il Vietnam e l'ho messo come grafica pre-live. Pre eh, appunto, oggi facciamo il, il pregianta risponde o il chiacchiere con pregianza, chiamatelo come diavolaccio volete. Lo facciamo dalla camera di hotel, come al solito, senza grandissime problematiche. Eh, ma eh, lo facciamo in Vietnam, semplicemente lo facciamo in Vietnam. Io sono un po' fuori dal mondo dei videogiochi da qualche giorno, quindi purtroppo su certe domande, su giochi molto molto importanti, non potrò darvi risposta. cosa 6 l'ho già giocato, come avete visto, ma non posso, ad esempio, parlarvi di God of War, eh, non posso ad esempio parlarvi di Pillars of Eternity 2, non posso, ad esempio. cioè, o meglio sì. Eh, non ho potuto fare l'evento di Devil May Cry in Monster Hunter Green Patron appunto perché sono in vacanza quindi non, non c'ero nei giorni in cui l'hanno fatto eh, quindi insomma alcune delle robe che di norma chiedete eh, non potrò rispondere perché è veramente dieci giorni che sono completamente fuori da, dai videogames eh, domani parto e vado a Taipei vado a Taiwan eh, oggi è il mio ultimo giorno in Vietnam me l'ho preso a cazzeggio nel senso che sono a Hoi per chi non lo sapesse eh, sono An è fondamentalmente una città marittima estremamente turistica, veramente veramente molto molto bella del Vietnam, è una città che è sia sul fiume che sul mare. Ed è, ed è una grandissima figata, è veramente una grandissima figata. Eh, il posto mi è piaciuto tantissimo, la vacanza mi è piaciuta tantissimo, lo consiglio veramente a tutti, è un posto meraviglioso da visitare assolutamente, eh, però appunto la mia vacanza in Vietnam finisce qui e domani si va a Taiwan che sarà un paese credo estremamente diverso, molto molto più moderno a livello tecnologico e eh, molto molto più cittadino. Quindi niente, è vero che siete già una quarantina, eh, questo è buono perché vuol dire che anche se sto facendo live a mezzogiorno qualcuno c'è, eh, capisco che non è il mio orario solito ragazzi, ma qua purtroppo sono le 5 del pomeriggio, ci sono, siamo 5 ore in avanti. E quindi se faccio live per fare gli orari soliti o lo devo fare a mezzanotte e io per quell'ora già dormo perché comunque da quando sono in vacanza mi sto svegliando molto molto presto perché sennò mi perdo ore preziose della giornata ciao Leandri, ciao filtyweb uh, no the twinkle Beat non ho fatto mole lungo lungo um, oppure lo faccio a questi orari qua uh, si sì, sono in vietnam fedec se siete arrivati adesso vi faccio vedere una vista dal mio hotel di oian motorini sottofondo eh, arriveranno a breve è impossibile che non è esattamente è impossibile che non passi un motorino per più di, di, di un minuto in questa strada e questa non è una strada trafficata qua i motorini sono il modo con cui si spostano tutti quanti ecco un altro e altri ancora eccetera, eccetera 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 siamo in vietnam come si nota da quella bandiera lì con la stella rossa al centro allora, dicevo, niente, è il chiacchiere con pregianza, ragazzi, quindi fatemi domande e avrete risposte. C'è chi vuole più aneddoti su Kojima, ma io sapevo solo quello, nel senso, io quello ho fatto eh, con lui, quell'intervista lì, quindi non saprei che altri raccontarvene, in tutta sincerità, anche se, sinceramente, era un aneddoto piuttosto divertente. Eh, chiedetemi quello che volete, come al solito si chiacchiera un pochettino di videogames, di cose, robe varie, come vedete non sono... Sono, non sono sbarbato per niente, non mi sono fatto la barba minimamente. Mm, non fatemi spoiler perché, come ho detto, non ho ancora giocato God of War, eh, non ho ancora finito Yakuza 6 e mi mancano un sacco di roba, però io sono sempre qua, è comunque la, la mia conoscenza e al vostro servizio, come ben sapete. Quindi sono, sono qui per servirvi, ditemi quello che volete. Non so se sei ancora informato su Injustice 2 e Street Fighter 5, ma a tuo parere qual è più bilanciato Street Fighter 5? è fatto da troppi 50-50. Street Fighter 5 secondo me Urdio, è un picchiaduro mh, piuttosto me mediocre a livello proprio di sistemi, infatti se tu lo chiedi a qualunque pro eh, la maggior parte non ama Street Fighter 5, lo considera... Un gioco mediocre, persino, eh, soprattutto paragonato a quello che era venuto prima, al 4, che offriva molte più possibilità. Perché Server 5 è un gioco dritto, ti permette di fare poche cose e la variazione a livello di sistema è arrivata col roster. Hanno aggiunto dei nuovi personaggi che potevano fare delle robe piuttosto belle. Uh, e adesso è un gioco più completo. Ma come sistema rimane un titolo incredibilmente semplificato rispetto agli Street Fighter migliori del passato. E gli, gli, ovviamente gli esperti, questa cosa qui non l'hanno apprezzata e non l'apprezzeranno mai. Cioè, Street Fighter 5 è un gioco che fa incazzare tanta, 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 tanta gente che, che gioca a picchio da tanti, tanti anni. Uh, quindi, tra i due, preferisco Injustice 2 perché è semplicemente un gioco che è un legno, essendo di NetherRealm. Uh, ma è almeno un gioco che aveva quel concept lì fin dall'inizio cioè un gioco che voleva essere contenutisticamente massiccio un gioco che voleva essere spettacolare e che se ne fregava un pochettino il cazzo di essere il gioco super fluido, super preciso uh, grazie per l'iscrizione Fedec91 uh, semplicemente, cioè non voleva fare il re del competitivo voleva fare il gioco bello per tutti anche chi non era appassionato di picchiaduro gli riesce meglio di Street Fighter a mio parere quindi tra i due trovo più sensato Injustice, poi il nuovo Street Fighter, nuovo Street Fighter V e l'Arcade Edition è sicuramente migliorato, assolutamente. Le prime live appena torni saranno tutte su God of War, no CBR28. Uh, giocherò God of War, farò sicuramente una live molto più lunga del normale su God of War perché almeno le prime tre ore me le gioco tutte filate e me le faccio in streaming, uh, però voglio fare un sacco di roba, c'è uscito Frostpunk e vorrei giocare anche Frostpunk, uh, ho Yakuza 6 e voglio continuare la serie di Yakuza 6. Uh, tra un po' esce Pillars of Eternity 2. Quelli non sono giochi che posso saltare, ragazzi. Esce anche eh, Dragon's Crown Pro, che è, Crown è uno dei miei giochi preferiti in assoluto. Eh, la conseguenza diretta è che lo devo giocare assolutamente. Mm, sono tutti giochi che voglio fare. Sicuramente, buona parte dei live almeno un live al giorno su quellovoro. Comunque, 3-4 live a settimana su quellovoro li farò e anche un po' più lunghi del normale. Eh, detto questo, ci sono elevate probabilità che farò. Eh, cioè li, li dovrò incastrare con un sacco di roba perché paradossalmente ho scelto come periodo di, di vacanza uno dei periodi in cui sono usciti i giochi più interessanti di quest'anno, dopo gennaio ov ovviamente, e quindi non ho la più pallida idea di come li incastrerò e di quanto tempo potrò dedicare, però God of War non sarà l'unico gioco a cui dedicherò i live, sarà sicuramente quello principale, arriverò dopo tutti quanti perché tutti l'hanno già finito praticamente, io come uno stronzo lo comincerò giorni e giorni dopo, ma eh, ci siamo capiti insomma. Poi, sei carico per God of War? Sì, sì, sono carico. Sono, è la mole di boi che sentirei durante il gioco. Sì, sono carico. Il gioco mi sembra molto, molto figo. E spero che sia bello quanto, quanto la gente dice. Assolutamente, assolutamente. Uh, ciao, Siberian. In Magic the Gathering, preferisci Gobby, Tony o gli Elfi? The Fifty Goblin. Io sono un amante dei Goblin. Mi è sempre piaciuto il gobbo come mazzo. E credo che se dovesse tornare lo riutilizzerò. Ma ho visto che nella prossima espansione il mono bianco potrebbe essere veramente spaccaculo. E quindi potrei buttarmi anche su quello. Adesso sto usando Vampiri a tutti gli effetti. Ciao, Doomwatch. Credo sia invecchiato perché ha usato Valsoia, Va bene, Marlo so. Cosa ne pensi di Beerus? Del Filthy Weeb è un personaggio che è eh, più debole degli altri, è ma non tanto perché sia scarso, perché comunque ha alcuni tool molto molto forti, ma semplicemente perché basa tutta la sua strategia su dei proiettili che eh, possono mettere una grandissima pressione e possono permetterti di fare dei giochini psicologici molto bastardi sull'avversario ma al contempo sono facilmente arginabili da qualunque altro proiet proiettile e dal Super Dash. E quella roba lì lo limita enormemente perché tutto quanto... Eh cioè tutto si basa su quella roba lì ed è una strategia che è poco funzionale contro la maggior parte dei personaggi. Quindi o lo potenziano un pochettino, secondo me o rimarrà considerato un low tire. Eh, secondo me può essere efficace ma ha una difficoltà di utilizzo enormemente superiore alla maggior parte degli altri personaggi e questa cosa qua ovviamente lo rende poco usato. Uh, ho visto quanto è figo Vegetto in Fighters. Grimpaton è, il trailer è liccato in realtà. Penso che non lo volessero rilasciare adesso. Ma l'ha rilasciato tipo Namco, ta, Namco. Non so se Namco Taiwan o Namco o di, di qualche altro paese asiatico. Comunque hanno fatto la cazzata. Ma è veramente, veramente bello. È veramente, veramente bello. È uscito ufficialmente Menaging the Gathering Arena. No, Doomwatch non è uscito ufficialmente. Dovrebbe arrivare Dominaria a breve nella beta. Ma è ancora in beta e ci vogliono ancora, ci vogliono ancora un sacco di modifiche. In quel gioco è. È fighissimo, a me piace tantissimo giocare a Magic Online, ma eh, gli mancano ancora un sacco di pezzi. Ema The Gamer, cosa ne pensi di The Witness? Lo trovo geniale, ma un botto difficile. Forse sono solo stupido io. No, Ema. The Witness è un gioco molto difficile. È un gioco che si basa solo ed esclusivamente su logica, osservazione e capacità di eh, coniugare appunto i sistemi che il gioco ti insegna. Eh, gradualmente. Non è facile per niente da finire. Eh, però è un gioco veramente geniale a livello di game design perché fare un titolo così non è assolutamente una cazzata. Uh, non è perfetto, ma è un puzzle game della Madonna. Assolutamente uno dei migliori che ci sono in giro e anche molto, molto bello artisticamente. Secondo me va giocato assolutamente. È, è un gioco geniale, senza ombra di dubbio. In Vietnam, cosa c'è di bello? Un'ira un di Dio di robe. Viratore malvagio. In Vietnam è, un, è forse il paese più bello che ho visto. L'ho detto anche stamattina per quei pochi che c'erano. È forse il paese a livello di ambienti naturali più bello che abbia mai visto in vita mia. Non ho mai fatto la Thailandia. Non ho mai fatto il Borneo. Quindi, chiaramente mi mancano dei pezzi importanti. Uh, ma il Vietnam è veramente un posto incredibile a livello di semplice vegetazione, è, è incredibilmente pieno di palme, natura, uh, foreste. Uh, giganteschi campi di riso, giganteschi eh, giganteschi pianure piene d'erba. È, è è già di per sé un posto meraviglioso perché le sue città sono molto più verdi del normale. In più ci sono un um, un incredibile numero di eh, meraviglie naturali e monumenti che lo rendono ancora più bello, nel senso che eh, io sono andato alla baia di Along, che è tipo la baia con i faraglioni dell'ultimo King Kong, che è una roba che sembra uscita veramente da, da, da un libro disegnato e non sembra poter, poter esistere in realtà, sono andato a Marble Mountain, che è una montagna da dove sca scavano il marmo, che è piena di statue, pagode ed è, ha questa specie di Buddha nella caverna con i raggi del sole che entrano. Ci cioè, sembra di essere in un film, ha dei paesaggi che sembrano veramente usciti da un film e secondo me è veramente uno dei posti più belli del mondo, senza ombra di dubbio. Poi è molto caotico, le società sono molto particolari, qua vivono in modi abbastanza interessanti, è un paese che dove c'è molta povertà ovviamente che è un po' per certe cose del terzo mondo ma è incredibilmente unico, cioè, secondo me uno può venire qua a innamorarsi sicuramente di questo paese. Eh, ieri sera sono andato a bere una birra con l'amico con cui sono qua a fare la vacanza, abbiamo beccato due tizi inglesi eh, che, stavano, che sono venuti qua in vacanza, gli è piaciuto talmente tanto. Che hanno deciso di trasferirsi in Vietnam e ora insegnano inglese in Vietnam da un anno e mezzo. Sono matti dalle gare, però non, non mi stupisce: cioè, la gente che viene qua ne rimane veramente, veramente colpita. È un posto stupendo. Di la fottuta verità, mi dice Marlo Shaw, eh, sei fuggito in Vietnam per allontanarti il più possibile da Bungie e dai suoi annunci disastrosi. Non l'ho neanche più seguito. Gli annunci di Bungie, a me di Destiny 2 proprio non frega più una minchia. Non me ne è mai fregato una minchia, ma almeno ero interessato a tutto il microcosmo di negatività che circondava il gioco. a, anche perché ripeto è da Destiny 1 che dico che Bungie forse ha qualche problema a livello di design e di organizzazione e la gente continuava a dirmi no è bellissimo, no è bellissimo, no è bellissimo e ora tutta sta merda è esplosa con Destiny 2 eh, non vorrei fare il balletto del te l'avevo detto ma mi tocca fare il balletto del te l'avevo detto perché come al solito ci ho azzeccato eh, non so cosa hanno fatto con l'espansione non credo sarà sufficiente indipendentemente da cosa abbiamo fatto è in tutta sincerità non me ne frega un cazzo Pexwolf mi dice Ciao brutta persona che inizi live alle 5 e mezza del mattino Svegliandomi con la notifica di Twitch Pexwolf mi dispiace uh, Hai conquistato Gerusalemme Sì sono da tutt'altra parte <ride> Namco Vietnam <ride> Sì sicuramente uh, Mancano Goku e Vegeta non trasformati Green pattern. Mancano anche Android 18 in versione Ranger E Cooler Uh, Dominaria c'è già, ok, perfetto. Non l'ho ancora. In, è, è, è un po' che non gioco da quando sono partito, che non gioco a Magic the Gathering Arena del quindi non so come sia cambiato il metagame da quando sono, sono qua. Uh, giocherai in Mega Man X Legacy Collection, non in live pure io, perché adesso ho troppa roba da giocare. Ho troppa roba da giocare. E quindi non è. Non è in lista sicuramente, magari in futuro, ma eh, di sicuro non nei live del prossimo mese. Come ti muovi in Vietnam? A piedi Fedec? A piedi e in bicicletta o in motorino? Eh, qua da questa strada non si capisce, ma eh, guidare in motorino in Vietnam... Ma chi cazzo mi sta chiamando? Oh, no, non mi dovete rompere il cazzo, se ne esco tutti i soldi, se mi chiamate. Uh, no, appunto, il, uh, mi sta chiamando sta cazzo di, di compagnia aerea da, da, da due giorni e perché hanno spostato un volo, hanno, hanno spostato una minchia di volo uh, di, di un'ora, di una mezz'ora del nostro volo di ritorno e... Uh, Purtroppo è un casino della Madonna perché praticamente se mi chiamano finisco tutti i soldi in un anno secondo perché non ho appunto la SIM per il Vietnam. Eh, gli abbiamo chiesto espressamente di mandarci una cazzo di email e continuano a telefonare. Non si capisce un cazzo di quello che dicono, ma non perché non sono in inglese, ma perché hanno il telefono bassissimo. Eh, e in realtà l'unica cosa che dovrebbe essere accaduta è che, ci abbia, è che si abbiano spostato il cazzo di aereo di un'ora. Non, non mi sembra una roba così grave. Eh, potrebbero mandarci tranquillamente una mail. Ma vabbè, vedremo. Allora, eh, Pregi, cosa ne pensi della pace in arrivo di Fighters? Non lo so, Giorgio, eh, non, non ho idea di come il gioco, ribilanceranno il gioco, né, né meglio parlarne quando avremo dei dati significativi su questa cosa. Eh, ho sbagliato il, eh, il tasto. Allora, i parchi naturali sono la cosa migliore, è verissimo. Solid Snake, è un posto stupendo. Uh, giungono echi di Avengers, lì non è uscito. Forrius, non ho mai visto un cinema da quando sono qua. Proprio non ho mai visto un cinema da quando sono qua. Uh, quindi non, non so niente neanche dell'ultimo Avengers se non l'ho visto. Ah, beh, perché appunto sul, sul movimento in Vietnam stavo parlando del movimento in Vietnam prima che mi chiamassero. La gente si sposta tutta con i motorini, i motorini sono milioni ed è un casino della Madonna andare in giro, è anche abbastanza pericoloso perché non seguono il codice della strada, fanno un po' quel cazzo che vogliono e si, mm, cioè si annunciano col clacson e se tu non senti il clacson, cioè quando senti il clacson ti devi spostare perché vuol dire che c'è uno più veloce di te che sta arrivando. Eh, lo fanno anche quando tipo la strada è completamente piena di motorini e ci sono anche le auto, quindi immaginatevi che bordello. È una roba che a, al cui confronto a Napoli sono veramente dei principianti dei motorini, non, non ho mai visto una roba del genere, veramente. Io sono andato un po' in giro in bicicletta, è pericoloso, ma ce la fai. Io dopo un po' ti abitui e riesci ad andare in giro. Comunque. Ciao Sherlock! Perché nessun sito italiano tratta in maniera approfondita la serie Total War? Ezzardo lo trattano tutti la serie Total War, tutte le volte che esce ovviamente viene fatta una recensione, ma sono titoli molto di nicchia, sono strategici estremamente complessi eh, che non tutti riescono a recensire a un livello elevato, non tutti riescono a capire a un livello elevato e soprattutto non è facile farci delle guide perché comunque eh, sono incredibilmente approfonditi, sono incredibilmente complessi e eh, appunto sono giochi a cui devi stare costantemente dietro nessun redattore ha il tempo materiale per stare costantemente dietro a un singolo gioco strategico quindi fondamentalmente è così mm. hanno aggiunto la eh, dominaria la scorsa settimana ma non sembra abbiano aggiornato i precostruiti Probabilmente non li hanno ancora messi nuovi precostruiti Siberia. Continuo a cliccare per sbaglio il tasto del cambio telecamera. Vabbè. Mm. Comunque, appunto, non vengono trattati in maniera approfondita. Anche perché, ragazzi, eh, sono. Mm tanto entro un attimo in stanza non vengono trattati in modo approfondito anche perché sono comunque titoli eh, molto di nicchia nel senso che sono comunque giochi come cazzo stava la luce qua sono comunque giochi che hanno un pubblico molto molto particolare legato principalmente a, a, al genere strategico eh, che non è di massa e quindi comunque a livello di click uno speciale su Total War o un video su Total War non è che farebbe questi numeri straordinari eh, come potete ben capire non è esattamente un gioco che fa i numeri di un God of War, per dire. Uh, Atari ha rinnovato il marchio Alone in the Dark, sì, ma né di Atari, né degli dopo gli ultimi Alone in the Dark, e considerando gli ultimi explod di Atari, ho dei grossi dubbi, Dante, che possa essere un gioco eccezionale. Hai uh, avuto modo di vedere il reveal di Shadow of the Tomb Raider? Sì, il reveal, ho visto il trailer, uh, Reflexed, ho letto un, po', un paio di anteprime uh, pare che sia un gioco molto molto simile ai precedenti ma con l'esplorazione subacquea da quello che ho visto, uh, questo vuol dire che sarà sicuramente un gioco di alta qualità anche perché non dubito che sarà un gioco di alta qualità, uh, ci sono dietro gli sviluppatori con i controcazzi a seguirlo e non dubito che sarà un gran gioco. Mi preoccupa molto la politica dei DLC adottata da Square visto che hanno già annunciato la presenza di DLC multipli legati alle tombe e a quant'altro e a me questa cosa qua dà molto molto fastidio perché l'avevano già fatta con gli ultimi Deus Ex e eh, non, ha, non aveva funzionato invece di imparare la lezione hanno continuato a farla eh, purtroppo a square questa cosa qua proprio sembra non riescono a capirla eh... Pregi resterà in Vietnam, ma mh, non resterò in Vietnam ragazzi, al massimo gli mando una mail, ma comunque a un certo punto boh, vedremo che cazzo mi dicono, tanto domani sono in aeroporto, al massimo vado al coso informazioni di Vietjet e vediamo un attimino. Resta lì che secondo me si sta meglio, <ride> tra l'altro sarà molto molto rischioso tornare dal Vietnam, perché io domani vado a Taiwan, poi torno uh, in Vietnam e sono praticamente... Torno dopo il limite dei 14 giorni del visto senza avere il visto per il Vietnam, poi riparto subito la mattina dopo, non mi dovrebbero fare storie considerando che ho il, ho il biglietto di partenza subito la mattina dopo e resto in aeroporto perché ho, pre, ho preso l'hotel in aeroporto, però non sai mai che cazzate ti possono combinare, rischi di dover rimanere bloccato, bloccato alle, agli arrivi, vai a sapere con, con cosa mi dicono". Cosa mi dicono? Eh, ritorno a casa. a Elos con um, uh, Aeroflot e vado a Taiwan con uh, come cazzo, si chiama? Starjet e torno in Vietnam con Viet Come mai in Vietnam solo vacanza? Sì, cioè Sono solo esclusivamente in vacanza. Via da tutto, via dal lavoro. È quattro anni che non vado in vacanza e me la sto godendo. Alla grandissima. Era tantissimo che non facevo una vacanza così lunga, Ero tant era tantissimo. Che non facevo due settimane intere di riposo, cazzeggio esplorazione. Mi sto divertendo veramente veramente tanto. Provo a chiedere a te: dovrei giocare a Dragon age 2 e 3? Dell'uno ho apprezzato principalmente questi personaggi, ma non mi ha entusiasmato il gameplay. Se non ti è piaciuto l'Origins, Trezzert, non credo che il 2 e il 3 eh, ti faranno impazzire, in tutta sincerità. Eh... Dipende da cosa ti piace, nel senso che mh, li si possono apprezzare. Il 2 è, è il peggiore. L'Inquisition è apprezzabile per la campagna principale, in tutta sincerità, ed è secondo me scritto piuttosto bene. Non, uh, non ti consiglio il 2, però va, va, vanno giocati in serie perché sono di quelle serie che è estremamente interconnessa. Uh, se ti piacciono gli Action GDR, posso... Non è che abbia tutta stazione né questo sistema incredibile, ma può, può essere un gioco sicuramente pregevole, possono essere giochi sicuramente pregevoli da, da riprendere in mano, solo che hanno una certa età. E questa cosa qua appunto potrebbe renderti molto molto noiosi adesso. Quindi boh, io non, non te li consiglio a cuor leggero adesso, in tutta sincerità. Eh, dipende dai tuoi gusti, dipende dai tuoi gusti. Se non ti è piaciuto la difficilmente ti piaceranno gli altri. Una volta sono andato a Delhi, poi ti posso dire che la strada nemmeno la vedevi. E eh sei sì, Twinkle Beach, so che a Delhi c'è una situazione molto simile a questa, se non addirittura peggiore. Quindi non, non oso immaginare veramente cosa cazzo ci sia a livello di, di gente in giro e quant'altro. Uh, la cosa migliore, la più schifosa che hai mangiato lì, la cosa migliore che ho mangiato. Uh, pesce, uh, so, ho mangiato una grigliata di pesce praticamente di gamberi e seppie un paio di giorni fa in un locale uh, che, che, che lo faceva freschissimo di fianco al mare, veramente veramente buonissimo uh, la roba peggiore i grilli, i grilli non, non è che facessero vomitare però veramente non è un cibo che consiglierei a nessuno, fa abbastanza cagare uh, il cibo non da pasto principale com'è, tipo snack locale o street food? È buono The Fitty Whee. Fanno dei pancake con mango e banana. Fanno delle frittellone con dentro i gamberi molto oleose e molto buone. Eh, è più che buono lo street food. E poi danno, ti danno un sacco di frutta fresca. Eh, hanno uno strano beverone componibile fatto con un sacco di ingredienti che fa, sembrano fare uno più schifo dell'altro che non ho osato provare e non proverò mai. Uh, vorrei tanto capire cosa cazzo è ma è una roba che bevono veramente solo loro cosa mi sai dire della versione PS4 di Tera? Assolutamente niente assolutamente niente non ho idea di come funzioni su PS4 Tera uh, ma era una MMO che aveva dei problemi già su PC a livello di, di struttura perché è una di quelle robe molto coreane, anche se aveva delle belle idee sono pro barba in Vietnam, nessuno ha una barba, a <ride> Marlowe Show praticamente nessuno ha una barba, al massimo hanno dei baffetti o un piccolo pizzetto, ma di barbe ne ho viste veramente zero che non fossero di turisti, of course, conosci Moonlighter assolutamente sì. scorda, 95 è uno degli indie più interessanti che sta per uscire e in tutta sincerità spero che sia bello la metà di quello che sembra perché il concept è a mio parere geniale poi come lo applicheranno boh, vai a sapere, sembra fatto bene, l'idea è buonissima e lo voglio giocare assolutamente però c'è cioè già solo per il fatto di essere andato via due settimane inizio ad avere un backlog che fa abbastanza paura dai poi scrivici dal carcere che ti speriamo le arance, Dudella credo che al massimo mi bloccheranno in aeroporto una notte e mi dovranno mandare i bagagli dopo, dovrebbe essere il peggio che può accadermi, in tutta sincerità. Come mai proprio il Vietnam con come meta vacanze? Eh, Skynecro l'ho spiegato in un live precedente, Volevo... a me piace visitare i posti. Mi piace vedere i posti, mi piace vedere culture che non conosco, mi piace vedere bellezze naturali, mi piace vedere le città, mi piace vedere eh, i monumenti. E il Vietnam era uno dei posti che conoscevo meno, me ne hanno se ha parlato sempre tutti benissimo, mi hanno sempre detto tutti che è un posto meraviglioso, pieno di figate ed è un posto che non conoscevo. Eh, come caratteristiche, cioè bellezze naturali, eh, estensione, clima, era molto simile alla Thailandia, ma la Thailandia ha... Ah, un turismo pessimo, veramente veramente brutto, dove a causa del turismo sessuale, di tutte le merde che ci vanno, anche la popolazione inizia ad avere un approccio ai turisti abbastanza aggressivo, abbastanza negativo, quindi cercano sempre di fregarti in qualche modo, perché sanno che la maggior parte della gente che va lì va lì per fare quel tipo di turismo lì e allora cercano, di, in, in, cioè mi hanno detto tanti che sono andati in Thailandia, che cercano in tanti modi di, di, di fregarti e ti vedono comunque come un, una mezza merda. In Vietnam non è così, in Vietnam ti fregano al massimo per un paio di euro 3 euro che per loro fa, vuol dire una settimana di cibo. E... e mi sembra un posto molto più tranquillo dove quel genere di turismo non presenzia, quindi ho, voluto, ho scelto questo qua. Ciao, Grimpatron. Alla prossima, hai trovato gente che si dà le botte per strada? No, Dead Filthy Web, anche in, in strada si incrociano e rischiano di andarsi addosso. Costantemente e non si incazzano mai, mm, mi sembra un posto molto tranquillo. Me lo consiglio Odin Sphere, o meglio aspettare che esca Dragon's Crown, Dragon's Crown è un gioco migliore. Squad, Dragon's Crown è un picchiaduro scorrimento migliore di Odin Sphere, meno ripetitivo e meno noioso. Eh, ma giocalo in cooperativa e, e possibilmente con degli amici perché rende al 99% così. Per carità, Dragon's Crown è bello anche da solo, secondo me, soprattutto se ti piace quel genere, però è un gioco migliore di Odin Sphere. Perché ti dovrebbero bloccare in aeroporto? Che è successo che mi sono perso? No, Remixer, come ho detto, ho semplicemente superato i, quattro, i 15 giorni che puoi fare in Vietnam. Cioè quando tornerò dal Vietnam, supererò i 15 giorni che puoi fare normalmente in Vietnam senza il visto. Eh, però io faccio 5 giorni a Taiwan, quindi ho fatto 10 giorni in Vietnam, 5 giorni a Taiwan e torno il sedicesimo giorno il sedicesimo giorno vedendo il timbro di entrata in Vietnam potrebbero farmi delle storie pensando che io voglia eh, trasferirmi in Vietnam senza avere il visto e bloccarmi quindi agli arrivi, il, il punto però è che io ho l'aereo prenotato per la mattina dopo per tornare in Italia eh, e l'hotel lo abbiamo preso dentro all'aeroporto, quindi teoricamente dovremmo risolverla semplicemente dicendogli: Ragazzi, noi non dobbiamo uscire dall'aeroporto, dobbiamo solo prendere i bagagli, spedirli per il volo, eh, andare in hotel, dormire fino alle 7 del mattino. Uh, uscire dall'hotel rispedire i bagagli e andare a prendere il nostro volo e ci leviamo del cazzo però potrebbero farci delle storie eh, non credo non, anche perché avevamo sentito il consolato italiano che ci ha detto che era fattibile eh, prendendo un hotel dentro l'aeroporto senza problemi però boh, bisognerà vedere non, non, non si sa mai spiegato come sono qua potrebbe succedere qualche casino ma non credo che, credo che tornerò tranquillamente senza troppe problematiche è Napoli ma senza botte, dice Twinklebit. Uh, vorrei giocare a un Diablo like. A parte Path of Exile, quale mi consigli? Doomwatch, non esce un Diablo like. Uh... Fatto come Dio comanda da un po', in realtà. Oddio, c'è so, Van Helsing, che era un bel Diablo like. C'era Victor Vran, che era un bel, un bel Diablo like. Sta per uscire quello su Warhammer 40.000. De, sempre dei creatori di Van Helsing, che mi sembra fatto. Inquisition, che mi sembra fatto bene. Eh, dovrebbero essere decenti. Basta fare live, c'è gente che dorme qui. Uè, Gigi ma tu dormi a mezzogiorno. Ma che stai a dire uh, Paxwolf ho ripreso Prey. Grazie a te, thank you very much. Ma giocando su console mi incazzo come una iena per i tempi di caricamento e i controlli col pad. Che non sono il massimo, eh lo so, Pex Wolf Prey è un gioco che andrebbe giocato su PC, eh, però rimane un gioco della Madonna anche su console, poche, poche balle. La Thailandia al Valentini è sicuramente più adatta, ho ancora sbagliato la roba della telecamera, ma avete visto un po' della mia stanza d'albergo. Battletech l'hai provato Sì, Red Filti l'avevo provato al Paradox Con dove tra l'altro devo tornare anche quest'anno per un evento eh, e mi era piaciuto mi era piaciuto molto ma è un gioco estremamente lento se non ti piace il genere stai attento perché potrebbe romperti veramente molto molto il cazzo A me è sembrato molto tattico, eh, molto brillante e molto vicino anche ai sistemi eh, ai sistemi originari. Però, insomma, mi sembra un gioco ben fatto e ne ho sentito parlare molto molto bene cosa ti aspetti da Kingdom Hearts 3? è una domanda che mi fanno da boh quanti anni ormai <ride> eh, non lo so, i trailer lo fanno sembrare un gioco sempre più figo, ogni volta che si vede un trailer sembra più figo, però eh, ragazzi quando c'è Nomura dietro un gioco la mia fiducia purtroppo tende ad essere bassina, perché Nomura è una persona con cui si fa veramente veramente fatica a lavorare è uno molto inconcludente che è partito dall'essere un, ar un artista e l'hanno messo al game design ha azzeccato Kingdom Hearts ha azzeccato Kingdom Hearts 2 e poi Nomura di, di roba Fatta con criterio e nei tempi prestabiliti, non ha più combinato un cazzo. Kingdom Hearts 3 magari lo fa benissimo, però ho sentito delle voci sul remake di Final Fantasy VII, ad esempio, che mi hanno spaventato moltissimo. Perché c'è gente che dice che il remake di Final Fantasy VII è partito in outsourcing ai Cyber Connect che non erano in grado di farlo, non avevano le risorse necessarie per farlo. Eh, hanno chiesto il supporto di Square Enix, hanno cercato di ehm, comunicare con Nomura che era fondamentalmente impossibile perché lui stava lavorando a Kingdom Hearts 3 ed è comunque una persona con cui non è facilissimo lavorare, eh, quindi già Final Fantasy 7 Remake sarà un problema molto molto grave e credo che arriverà molto molto in là, chissà se mai eh, appunto Kingdom Hearts 3 uscirà veramente come deve uscire. Io spero in tutta sincerità eh, che Kingdom Hearts 3 esca bello come, come dovrebbe, però ripeto la mia fiducia è limitata è molto molto limitata Sì, è proprio quel rumor lì a Cureio. pare che tu con tutti i casini allo sviluppo che ci sono stati il remake di Final Fantasy VII potrebbe ripartire da zero, quindi lo vedremo se fortuna vuole forse nel 2020 se siamo fortunati uh, alla Final Fantasy XV esattamente, Tra Zart con Final Fantasy XV c'era ancora coinvolto Nomura ed è successa una cosa molto molto simile, io non capisco come cacchio sia possibile che abbia ancora una posizione così di prestigio Uh, in quella compagnia, però evidentemente è stato partecipe di dei successi troppo grandi ed è ormai troppo alto di grado per poter essere limitato, non, non so che altro dire. Uh, spero che Borin insavisca o, o, o riesca a utilizzare il suo talento in qualche modo decente. Ci aspetti di dirsi per Kingdom Hearts? Temo di sì, e lo so ormai: la strada intrapresa da Square è quella. Li infilano dappertutto anche se non servono un cazzo. Vedremo cosa faranno con Kingdom Hearts. Uh... Il gioco che aspetti di più prima della fine dell'anno. Il gioco che aspettavo di più erano Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ Mario 98. Sono usciti e hanno rispettato le mie aspettative. In larghissima parte, uh, God of War lo attendevo, ce l'ho. Adesso lo devo giocare. Uh, non saprei dirti che cosa ancora sto attendendo con una grandissima foto. Forse il progetto dei From Software. Sempre che esca quest'anno ma non so nulla, uh, Kingdom Hearts 3 appunto sono molto molto curioso uh, Metro Exodus forse è quello che aspetto di più prima della fine dell'anno, Metro Exodus è forse quello che aspetto di più e uh, ancora ho sbagliato uh, sta cazzo di telecamera ti in interessa lo Spider-Man di, Spider di Insomniac? mi chiede Simply Fred, mi interessa sicuramente perché gli Insomniac sono degli sviluppatori molto molto abili Simply Fred e ritengo che il loro Spider-Man non possa essere un gioco brutto mm, detto ciò non ho moltissima voglia di mettermi a giocare a un altro clone di Arkham perché quello è quello che sembra il nuovo Spider-Man sembra un'altra, una versione infighettata, più bella tecnicamente con più opzioni degli ultimi Arkham, di Arkham Knight per dire eh, con Spider-Man il movimento con eh, il movimento nella città con, eh, con le ragnatele e tutto quanto molta più mobilità e tutto quanto potrebbe essere una grandissima figata ma vedremo sì anche Smasher e Dead 2 mi, mi interessano moltissimo, Twinkle Beat e Fedec 91 assolutamente sì, eh, però Mash non so se uscirà quest'anno. Forse sì, forse l'avevamo già detto che sarebbe uscito quest'anno. Lo vedremo alle 3. Comunque. Smash sicuramente mi interessa moltissimo. Uh, Bayonetta 3, ma non uscirà mai quest'anno. E Red Dead Redemption 2. Ovviamente, certo, potrebbe essere un capolavorone. Uh... Quanto è difficile la difficoltà massima di God of War? Non lo so, Simul 966 perché non l'ho ancora giocato, lo gioco quando torno dalle vacanze. Cosa ti aspetti dalle 3 Elos? La domanda che mi fate sempre, mi aspetto eh, dei buoni annunci quest'anno, mi aspetto appunto di vedere Smash perché Nintendo ha già affermato che ci sarà, mi aspetto di vedere cose molto buone da Ubisoft perché credo abbiano un paio di annunci in cantiere piuttosto massicci, magari un nuovo Splinter Cell. Spero di vedere un po' di Metroid, ma, ma fatico a crederci. Se, se vogliono concentrarsi su Smash, difficilmente faranno vedere qualcosa del nuovo Metroid. Uh, spero di vedere cose buone da Electronic Arts, perché devono un attimino ritirarsi su ai miei occhi con gli ultimi giochi usciti. Uh, vedremo un gameplay di Pokémon Switch alle 3. No, a Cureio, Non a queste 3, secondo me. Ehm. Uh, che cosa potrei ah, vabbè eh, spero che vedremo finalmente il nuovo Devil May Cry che le voci dicono che ci sarà sicuramente alle 3 sul palco Sony spero che Microsoft faccia una conferenza come Dio Comanda e faccia vedere effettivamente tutte le cose uscite dai leak quindi eh, cyberpunk sul suo palco il nuovo Perfect Dark eh, un paio di esclusive eh, preparate come Dio Comanda per rialzare un pochettino l'hype per quella console perché eh, non ne ho veramente più e quindi boh vediamo quella roba lì Tumo, ci cioè, hai sentito la notizia che in ogni videogame vogliono mettere una Battle Royale minchia sì, la Battle Royale la stanno veramente mettendo dappertutto, è ovvio che non la possono mettere in ogni videogame, però la stanno veramente mettendo dappertutto anche nell'ultimo Call of Duty da quello che ho sentito, e anche basta secondo me hanno veramente rotto il cazzo, perché purtroppo tutte le volte che spunta una moda di questo tipo qua, eh, che porta un sacco di soldi, tutti gli sviluppatori cercano automaticamente di accapararsi una fetta della torta, è un errore a mio parere a mio parere non dovresti cercare di fare quella roba lì, perché la torta se la sono già presa, dovresti cercare di metterci del tuo e di fare le tue cose grazie per il follow Poseidon Soul uh, come al solito la grafica del follow è una merda qua così ma, ma perché purtroppo da cellulare devo usare per forza l'app di Streamlabs non ho altro modo Sta diventando come la modalità zombie, sta diventando peggio della modalità zombie Mario 98. È una roba molto, molto più abusata ed è una roba molto, molto meno abusabile perché il Battle Royale è un sottogenere e non lo può infilare a cazzo di cane ovunque. O ci costruisci un gioco attorno, o secondo me non funziona. È una roba che poteva funzionare in Fortnite per una serie di fattori che funzionavano. Non confido in un nuovo Ninja Gaiden a Kureyu, Ma Nio 2 potrebbero anche annunciarlo, quello sì. Cosa pensi del combat system di Yakuza 6? Troppo presto per dirlo, ero, Elos. Forse ti dirò, forse preferisco quello dello zero. Eh, però mi sembra un combat system molto sviluppabile, esattamente come tutti gli Yakuza. Non è, non è il suo fulcro, non è secondo me il suo punto di forza, anche se è comunque decente e molto divertente, è più, fa più scena che essere figo da giocare il combat system di Yakuza 6. Quindi vedremo vedremo. Però è, è comunque bellino. Uh, dopo la soffiata che ti fecero sui ritardi di Cyberpunk 2077, te ci credi a questi rumori di un'uscita in tempi record oppure alla loro probabile presenza alle 3 solo per mantenere hype? Io credo alla seconda, Monkey 980, perché ripeto, le mie fonti erano affidabili uh, e le mie fonti mi hanno detto chiaro e tondo che uh, lo sviluppo effettivo del gioco è iniziato 7 boh, mesi fa, 8 mesi fa. E che per tutto il tempo precedente hanno lavorato sull'engine e hanno lavorato sul concept. Ora, metti anche che abbiano fatto un lavoro incredibile sull'engine e sul concept, e sia tutto pronto. Uh, secondo me è impossibile che ci mettano un anno a fare un gioco della scala che, che vogliono fare. Ciao da Shkapea, alla prossima! della scala che vogliono fare, perché Cyberpunk non sarà un gioco piccolo, sarà per forza un gioco incredibilmente ambizioso, eh, tra l'altro sentivo voci che lo vogliono fare action in prima persona, cose strane, boh, vai a sapere che cazzo sarà. Uh, non ci possono mettere un anno e basta per fare un gioco del genere, anche col motore pronto, anche con buona parte degli asset preparati, anche con la, il concept pronto. Perché poi devi far funzionare tutto, devi far quadrare tutto quanto, devi, devi, devi veramente fare tutto quanto. Uh, secondo me, non può uscire in tempi record, se rasciano come degli animali e hanno fatto la concettualizzazione da Dio. Grazie per l'iscrizione, Patarico. Quattro mesi insieme che gioia, <ride> assolutamente stipata. Sì, uh, se hanno fatto il concept da Dio e il motore effettivamente è pronto e solidissimo e le basi tecniche le hanno tutte, forse può anche uscire a fine 2019. Ma secondo me, prima di allora, non è possibile. Secondo me faranno vedere un, una vertical slice, cioè una demo preparata a puntino per le tre giocabile solo da loro o forse anche solo un filmato di giocato eh, simile a quello del trailer iniziale di The Witcher 3 che poi non era come era il gioco quando è uscito era molto più figo a livello tecnico eh, oddio non che The Witcher 3 non, fosse, non sia incredibilmente figo a livello tecnico però il trailer iniziale era più bello ragazzi non c'è niente da dire eh, faranno una roba del genere per mantenere elevata l'hype e mantenere elevata l'attenzione sul gioco faranno così semplicemente mm. Dusku, che cosa? Eh, ho ancora cliccato di qua. Aspetta, ecco fatto. Uh, no. Minchia, continua a scorrere la chat e continua a sbagliare la telecamera. Dusku, aveva scritto che cosa? Non lo so, mi sono perso la domanda di Dusku. Vabbè, eh, non ci sono già più domande, ragazzi. Siete, una siete, qua siete un centinaio in chat e non ci avete già più domande. Vi siete già annoiati di farmi le domande. Du -du 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 -du. Potresti portare Dark Souls Remastered come hai fatto con Bloodborne in live? Si quasi sicuramente lo farò, MB alieno. Eh, lo giocherò molto, molto probabilmente, ma non eh, Non so quando. Cioè, ripeto, devo fare God of War, devo fare Yakut, devo fare un sacco di robe. Quasi sicuramente farò la Dark Souls Remastered, dipende da quanto. Da, da quando arriverà e da quando potrò giocare. Uh, ah ok, era un ringraziamento, Dusco, assolutamente. Ante in punto della situazione, rumoro altro, ma lo Show è simile a quello che ho detto l'ultima volta, uh, cioè pare che lo sviluppo stia andando avanti e stia andando avanti in modo abbastanza ottimista, nel senso che il gioco sembra, sembra stia venendo fuori bene in un modo che pare essere soddisfacente per gli sviluppatori, ma è molto difficile da sviluppare. È molto molto complesso da sviluppare e sapete bene quali situazioni ci sono dietro, eh, quindi è, è difficile essere totalmente hypati per un gioco che ha mh, dei rischi così elevati. Uh, a parte quello, le informazioni sono sempre le stesse, non sono uscite informazioni nuove. Ho visto il trailer di Zamasu e Vegetto, The Mentalist. E mi piacciono entrambi moltissimo. Con personaggi, ma più Vegetto. Vegetto è proprio, proprio sbruffonissimo. È proprio tamarrissimo. È proprio cattivissimo. Beccatevi Vashvix, che è il primo con la gloriosa barba d'oro nella chat, ragazzi. Glorious barba d'oro nella chat. Vashvix è uno. Che è iscritto da eh, 4 mesi o 5 mesi al canale, quindi ha la gloriosa Barba d'oro. È il primo ad averla ufficiale nella chat: ha la Barba Saiyan. Visto? Se volete ottenere la barba. 6 mesi, 6 mesi, scusami Vashvix, assolutamente. Eh, non ho il Blade Squad, non credo che ci faranno live sopra, comunque. Mmm. Cosa ne pensi dell'uscita su PC di Monster Hunter World che dovremo aspettare ancora un po' a Xehanort e che credo che comunque sarà un'occasione per, per rilanciare ulteriormente il gioco? Credibile ci sia un nuovo Bioshock in cantiere, un bel giorno all'improvviso? Assolutamente sì, più che altro perché è una serie comunque molto importante e io non credo che Chuky voglia lasciarla morire. Eh, sono chiaramente preoccupato per la qualità però perché i Bioshock belli sono quelli che ha fatto Ken Levin e senza Ken Levin eh, dietro... Non, non, so, non so che dirti a me non fa rinnovare con Twitch Prime è molto strano Mario dovrebbe farti rinnovare gratuitamente l'iscrizione con Twitch Prime e o con Amazon Prime senza problematiche infatti noto un calo di barbe in chat ragazzi guardate che se mi calano gli subscriber poi io non prendo più soldi da Twitch e devo smettere di fare i live anche le donazioni in Vietnam sono a zero non mi volete più bene da quando sono partito volete lasciarmi qua senza soldi <ride> Ho la barba Super Saiyan, ora devo puntare a quella blu. Non mi ricordo se la prossima Vajvix è quella azzurra. Mi sembra sia quella azzurra, quella diamante. E poi c'è quella multicolore, eh, quella viola da master, tipo, tipo, i, tipo i rank dei picchiaduro. Situazione in casa Microsoft, Fonsi vai a sapere, purtroppo io, no, io non sono un interno di Microsoft, non posso sapere quale sia la situazione, eh, non credo che il prossimo anno sarà il, il periodo giusto per sfruttare la nuova console a dovere, eh, credo che possa essere l'anno giusto per, eh, per aumentare l'hype, nel senso che, sarebbe, che queste tre potrebbero essere l'occasione necessaria, Uh, grazie per l'iscrizione del of Web. La reiscrizione. Uh, dicevo potrebbe essere quell'occasione giusta per finalmente annunciare delle esclusive potenti e far risalire le aspettative per la console. Uh, io credo che, che comunque siano almeno parzialmente corsi ai ripari che abbiano due o tre progetti grossi in, in cantiere, se non altro, uh, appunto first party che magari anche se non dovessero tirare al massimo su Xbox One, comunque potrebbero vendere su PC. Uh, difficile dire se li presenteranno alle 3 Io credo di sì, credo che sia la loro ultima occasione per fare veramente un po' di rumore, vediamo, vediamo. Ah, uh, Mario rinnovo con Prime non è automatico, va rinnovata a mano. Uh, conta che in genere dura sempre un paio di giorni in più. Bravo, Vasvix. Che spieghi le cose in chat. Ho appena rinnovato, dice Reflex. Dopo, re dopo un refresh, la barba compare. Bravo, Reflex. Uh, se annunciano Doom 2 Per davvero sentirò le tue urla da casa mia Squad è vero Quello me l'ero dimenticato Alle 3 uh, Dei rumor Ma non solo dei rumor Anche un tweet abbastanza sibillino Di uno di Bethesda uh, Lasciava intendere Che forse sarebbe arrivato Doom 2 O comunque l'annuncio di Doom 2 E quella roba lì È, è fighissima se c'è quell'arcobaleno. Eh, smetto di subare no non è arcobaleno Vashvix è tipo viola col gradiente tipo il master tipo il master di street fighter ragazzi che il livello massimo c'ha il viola ehm Saccoccia, cavolo io devo aspettare lo stipendio per la prossima donazione. <ride> Ma, tu, 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 doni, tu doni fin troppo, saccoccia. Puoi, puoi tranquillamente evitare, tu doni fin troppo. Pregi Pride, mi dice Micheline assolutamente. Eh, cosa ne pensi dei problemi nello sviluppo di Final Fantasy VII Remake? Eh, eh l'ho già letto, JRPG Addicted, che sono molto preoccupato perché eh, cioè, ho visto come lavorano Mura e so quale sia... Cioè, e so quali siano le problematiche in quel caso, perché è chiaramente uno che fa molta fatica a portare a termine come Dio comanda i progetti e a organizzarsi con progetti multipli. E quindi io credo che Final Fantasy VII Remake potremmo non vederlo per molto, molto tempo o vederlo uscire molto peggio di quanto pensiamo. Eh... <coughs> Speriamo di no. Uh, Pregi, ho visto che Schiacci sta nerdando duro per prepararsi a un torneo di Dragon Ball FighterZ. Ma non ho capito quale, è un'idea, non penso sia già per l'Evo. No, non è già per l'Evo Vashvix. Credo che. Grazie per l'iscrizione, Elos. Penso che sia un torneo europeo, probabilmente. Non ho visto, non, non ho visto che tornei ci sono. So che adesso c'è il Summit of Power con tutti i giocatori più forti del mondo. Ma è su, invi su, è su invito e sono pochissimi i partecipanti. C'è cioè, gente come Goichi, c'è gente come Sonic Fox, c'è gente come hook, eh, gang, god eh, e come l'FN, non, non credo che ci sarà anche schiacci lì anche perché è un torneo negli Stati Uniti se non erro eh, quindi credo stia facendo tutt'altro clicco su abbonati ma non mi esce l'opzione prime mm. che strano Mario, vabbè riprova da pc, da pc di norma è, è, è meglio ma dota che su twitch supera fortnite e lol? Fonsi credo sia dovuto a qualche torneo quando un gioco che è un po' fuori da, mm, dal giro di twitch Uh, improvvisamente cioè poi, Dota è sempre seguitissimo ovviamente ma se riesci a superare i primi di Twitch vuol dire che c'è qualche torneo internazionale che ti permette di superare i primi è molto semplice quindi ci sarà qualche torneo mondiale di Dota 2 o qualcosa che adesso come adesso sta, lo sta facendo andare a bombissima God of War al day 1 aveva più, più viewers di Fortnite e LoL messi assieme, ma è normale tra desert, che è un gioco così atteso eh, il day 1, il day 2 catturi così tanta gente, ma infatti tutti gli streamer lo hanno fatto, anch'io l'avrei fatto al day one, eh, però chiaramente poi sono partito e arriverò, arriverò molto in là. Esiste una Lady Pregianza, mi chiede Doomwatch, ma mi hai visto in faccia Doomwatch? Assolutamente no, <ride> chi me, me se piglia, manco mirado. <ride> e comunque non do le mie informazioni personali in, in live no in realtà vi dico tutte le stronzate che mi riguardano quindi non è la verità no sono allegramente single in questo preciso istante non ho grandissime problematiche ad esserlo in tutta sincerità uh, per chi ti segue dai tempi di spazio non c'è nessun premio no dusk mi dispiace non ho premi speciali per i follower da quando, da quando lavoravo a spazio uh, solo tanto amore solo tanto amore ovviamente per chi mi ha seguito da, da quel periodo come mi consigli di giocare Kindle Hearts 1.5-2.5 Remix? Il gioco come li trovo partendo dal primo in lista? Gioppie addict, ti consiglio di giocarli ubriaco, perché i Kindle Mars hanno una trama talmente inutilmente complessa e talmente incasinata che, che è l'unico modo secondo me per comprenderli in parte. Uh... E eh, ho visto come non lavorano mura, esatto, del finti web. Non l'ho ancora giocato God of War Enrico Tudors, ma è, cioè l'ho giocato tre ore, eh, ma non l'ho ancora finito ovviamente, ma no, non è assolutamente niente di Dark Souls. È un action, è un action con un sistema proprio. Uh, il targeting, come l'ho detto mille volte, non è accomunabile. Il targeting ai Dark Souls. Il targeting è una cosa che c'è da Zelda Ocarina of Time. È un gioco completamente diverso dai Souls, dai Souls Like, ha sistemi completamente diversi. E tra l'altro i Souls Like hanno proprio sistemi eh, non solo di combattimenti, di combattimento abbastanza sodati, ma sono strutturalmente fatti in un certo modo che non c'entra un cazzo con un nuovo God of War. È un action, è un action con un sistema curioso, con un sistema che tra l'altro coinvolge anche la mira e il lancio dell'arma, funziona un po' a modo suo e sono curioso di vedere come si svilupperà andando avanti. Però, appunto, boh, mm, eh, come ho detto, lo devo giocare. Con i Souls non c'entra un cazzo. Eh, ciao, squadra, alla prossima. Sì, ci sono 120.000 viewer sul torneo, esattamente. È il torneo coreano di Dota, Vashvix, assolutamente sì. Benissimo. Uh, ciao anche a te, Marlo. Alla prossima. Uh, quale gioco è migliorato un sacco, Fonsi? Allora, il torneo è anche in off-page mondiale. Eh, sì, è vero. Sei bellissimo, Pregi, se lo dici tu, Fonsi. Allora, ma è solo una mia impressione di Sgon è Esprito dai Radar. Esprito dai Radar è in via alieno perché um, lo hanno spostato, um, lo hanno spostato al 2019, cioè hanno ormai confermato che non uscirà nel 2018 e chiaramente adesso vogliono porre l'attenzione sulle loro esclusive, quindi Detroit e Spider-Man. Oltre che vabbè God of War che è appena uscito, è ovvio che cercare di eh, spostare l'attenzione su un gioco che quest'anno neanche esce, che forse alle 3 nemmeno vedremo, eh, non ha molto senso a livello commerciale. Cioè, rischi di portare via il pubblico. Eh, grazie per la reiscrizione, ci c'è il culo, eh, anche tu hai una possente barba, eh, no? È chiaro che non, non, è, non è sensato a livello social e a livello di, di marketing, quindi lo, lo, lo sentirei, ne sentiremo parlare molto di più nel 2019. Ciao Erika Straghetta, alla prossima. Eh, sul tubo non so, non, non riesco a mettere i video da mobile, purtroppo. Quando tornerò, magari metterò la replica su, su YouTube. Ehm. Devo anche cancellare quei tre video rotti che ho fatto mentre mangiavo i grilli perché non funzionava la connessione. Ma ripeto, dal cellulare non ce la faccio. Per qualche strano motivo l'app la, 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 la di Twitch non sembra avere quella opzione. O magari non l'ho trovata, trovata io. Essere single significa anche risparmiare tanto ed è un bene. Assolutamente a io perché tutti noi giornalisti videooludici non abbiamo un cazzo di soldi. E quindi non doverne spendere per due. Uh, è molto, molto meglio. Ma una buona relazione è anche una relazione dove uh, le spese sono abbastanza condivise, diciamo. Allora, uh, God of War non è un God of War? Dipende da cosa intendi. Doomwatch cioè, non è un God of War, nel senso classico del termine. È una ripartenza, è un nuovo sistema, un nuovo gioco, uh, una nuova formula. Grazie per l'iscrizione di Tostapane. Eh, è un God of War di nome, ma è un'altra roba. È strettamente collegato alla serie a livello narrativo, ma è completamente diverso a livello di gameplay. È ovvio che se vuoi quel gameplay lì, devi giocarti God of War originali. È ovvio che è molto diverso. No, non c'entra un cacchio con The Witcher 3, Fonsi, è un gioco molto più complesso a livello di combattimenti di The Witcher 3 e quella è una, è una cosa che si nota già dalle prime ore. The Witcher 3 è un sistema melee che è pessimo e viene arricchito dalle magie, dai science. Uh, God of War è un gioco incredibilmente più complesso già solo a livello di sistema melee. Eh, poi non è un gioco che raggiunge. Grazie per l'iscrizione, è un bel giorno all'improvviso. Poi, ovviamente, è un titolo che magari non raggiunge la complessità di un baionetto. Neanche lontanamente la complessità di un Bayonetta o di un Devil May Cry. Ma non credo neanche voglia farlo. Oddio, poi ripeto, devo vedere come si sviluppa il combat system. Credo voglia essere un action GDR, sì, ma a modo suo. Eh, come combat system è sicuramente meglio di The Witcher 3, è molto più incentrato su quella roba lì. Eh, ah, no, stavamo parlando di Dota. Eh, non col combat system uh, ma birra come sono messe in vetra? molto bene Elos c'è la Tiger che costa un euro in realtà costa tipo un euro una media uh, fresca, bionda bevibilissima e te la bevi tranquillo le birre locali costano un euro le birre importate costano 2-3 euro quindi la birra stanno messe molto molto bene sono tutte bevibili quella telecamera però strilla God Hand uh, sì, so tired ma il sistema non c'entra una mazza Recensirai Tron of Britannia al tuo ritorno, no? Vinciux, perché l'hanno già assegnato e perché non ci sono, per, non ho il tempo per giocarlo. Visto che la review esce praticamente quando torno. Eh, torno il 7 maggio, Vashwix. Torno il 7 maggio, ma tornerò alle 10 di sera distrutto dal jet lag. Quindi se, se vi, aspettatevi un live l'8 maggio. Ehm. Uh... Guardati Avengers, Infinity War in un cinema in vietnamita. JRPG Addicted, come, ti, come ho già detto prima, non ho ancora trovato un, un cinema qua, non ho ancora visto un cinema da quando sono qui. In Vietnam non ci sono regole, ci sono chiaramente va, svariate leggi, Sherlock e svariate regole che tutti seguono, eh, ma è un paese molto particolare, un po' alieno rispetto al nostro e funziona con degli equilibri propri. Uh, secondo te uscirà un secondo anime Song Pack per Fighters? Non ne ho idea del filthy web. Eh, pensi che la presenza dell'opening dell di GT nel primo pack possa essere un indizio per la seconda onda di DLC? Io non credo del filthy web che metteranno mai personaggi di GT in fighters. Per quanto tanta gente lo, lo, lo chieda, eh, credo che si concentrerà solo sullo Z. Ciao Caterina, ti diverti come stai? Mi diverto un sacco, il posto è bellissimo e me, me la sto proprio godendo sta vacanza. Adesso ho 5 giorni da fare a Taiwan, domani partiamo, eh, sono gli ultimi 5 giorni della vacanza, poi torniamo... A noi e poi da noi ripartiamo per, per l'Italia. E niente, appunto, è una vacanza fantastica. Mi, mi son, è un posto meraviglioso. Eh, seguitemi sul profilo Instagram. Eh, non per fare pubblicità, ma perché semplicemente io, quando parto per i viaggi, posto tutte, qua, buona parte delle foto, delle robe che vedo più belle su Instagram. Quindi, sul profilo Instagram ho parecchie foto del Vietnam e vi assicuro che ci sono dei posti che sono assolutamente allucinanti. Sono meravigliosi. Hai visto una nuova serie di Lupin? No, Sherlock, ma ne ho sentite ho parlare molto, molto bene. Che birre consigli in generale oltre le belga Paxo ci sono svariati birrifici in Italia molto molto buoni. Eh, L'ambrate è buonissimo. L'orso verde a me piaceva abbastanza. Eh, L'elav ha birre un po' simili a se stesse, ma ne ha un paio comunque più che decenti. Eh, ce ne sono tanti: tanti che, che fanno delle birre ottime già solo in Italia. Poi, se vai in giro roba come la Brewdog è sempre, sempre funzionale. Insomma, funziona sempre bene. Eh, roba come che so, vabbè, ma ci sono una, una miriade di americani IPA notevoli, a me piace tantissimo la Golden Drack che però è una belga appunto, eh, ci, sono, ci sono un sacco di birrifici artigianali ottimi, dovrei, dovrei fare una lista lunghissima ragazzi. Uh, assolutamente sì segnalo che pregi su Instagram batte quasi Kojima raga, <ride> e no elos, io le foto da fighetto con le superstar di Hollywood non ce le ho uh, io faccio quasi solo foto dei, po dei posti con pochissimi selfie e zero hashtag tra l'altro sì è una bella scelta il Vietnam Fonsi. perché comunque è veramente un posto stupendo eh, dove il turismo c'è ed è tantissimo ma è meno popoloso di turisti di quanto si pensi ed è secondo me un po', un po particolare è una scelta un po', un po particolare. <ride> Esattamente, Megalobox, però, come ti sembra? Ho visto le prime due puntate mi sono sembrate molto, molto fighe del Fitty Weeb. L'idea di rifare Hashtag Nojo in chiave moderna è, secondo me, una grande figata. Poi eh, non so se si manterrà una figata fino alla fine, però, per il momento, i primi, i primi due episodi mi sono sembrati fatti molto, molto bene. Scusa l'ignoranza che lingua parlano in Vietnam. Parlano vietnamita, De Luca Tom, hanno la loro lingua, eh, è un paese grosso, eh. hanno la propria lingua e parlano quella. Ma Kingdom Come lo stanno aggiornando? Non ne ho la più pallida idea. Ema the Gamer non l'ho seguito, spero che abbia rilasciato altre patch ovviamente, ma non ne ho idea. Ma quello mi ha qualcosa in cantiere su PS4, eccetera, a parte PES. Dicevano di voler ripartire con lo sviluppo di AAA, quindi io credo che stiano facendo qualcosa, ragazzi, ma non ho idea di cosa. La foto dell'action figure di Broly è meglio delle foto di Kojima, mi dice Akurei, assolutamente. L'action figure di Broly tra l'altro ce l'ho qua, è uno dei souvenir che mi sono preso qua in Vietnam per tipo 4 euro. Ciao, frullato! Allora, uh, altre domande, ragazzi? Eh? Eh? Mi sta venendo da stracontire? Eh? Uh. Uh, non è... uh, mi arriverà lo starnuto, non vi preoccupate. Pa 5, PS4 Edition con DLC non inclusi, dicono Ami Elo, so, assolutamente sì. Eh, poi che altro dire appunto, no, niente, delle tematiche de del giorno ne abbiamo parlato e straparlato, ragazzi, nel senso che comunque la roba era appunto il possibile rimando di Final Fantasy VII. Che, come ho già detto, quando c'è di mezzo non mura, non, non c'è mai da fidarsi di un progetto fino in fondo. Di, di cosa mi aspetto dalle 3. Ecco, una cosa che non ho detto è che dalle tre mi dispiace che non ci sarà Biomutant Nordic Games, perché mi sembrava uno di quei doppia A fatti con il cuore, che avrei voluto vedere uh, non, non, ha un, non dovrebbe avere un retrogusto metallico. La Golden Dragon del Fifty Web è strano. Uh, dovrebbe avere un retrogusto di caramello, quindi è proprio un'altra roba. Hai già messo l'accappatoio in valigia, Sherlock? <ride> Direi proprio di no. Uh, God of War l'hai già giocato prima di partire? L'ho giocato solo tre ore, frullato durante un preview event, ma no, non l'ho giocato prima di partire, uh, quindi ripartirò da capo con i live. Quando, parti quando tornerò il primo live che farò sarà God of War, il secondo probabilmente è il continuo di Yakuza e poi continuerò God of War. Cosa droppa Nintendo le 3 Furufufa droppa Smash, perché l'ha già detto che le 3 sarà dedicato in primo luogo a Smash. E poi, dopo aver droppato Smash, io spero faccia vedere qualcosa di Metroid, ma non ci credo moltissimo. E credo che saranno soltanto quelli i due grossi annunci, non penso ci sarà nient'altro. Uh, ma Vashvix non è che il Tomb Raider nuovo lo devi completare come l'album dei figurine. Come ho detto, c'è un. per chi è arrivato adesso, il nuovo Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, sembra un gioco simile al passato, ma con cose nuove, con cose più fighe. Uh, io, per, per madre, io vorrei far vedere come è, com è entrato in stanza. No, tienilo, tienilo su! Tienilo su! Tienilo su quel cazzo di coso! Se hai coraggio! Ah, cioè guardate cosa cazzo si è comprato. <ride> Figa, siamo il turista medio. È veramente una cosa molto imbarazzante. È veramente una cosa profondamente imbarazzante. Ma tra l'altro gli hanno dato anche un cappello piccolo. Un cappello piccolo. <ride> dai, dai, ma stu... questo è il cappello da. Questo è il cappello da, da coltivatore di riso sfigato, però. Cioè, è, ti è andato assieme al cappello del riso serio e il cappello del coltivatore di riso sfigato, del principiante. Vabbè, la, la, lasciamo perdere. Sosa? Cioè, è il cappello, ti è andato assieme al cappello serio il cappello dello sfigato del coltivatore di riso. Hai presente che tu non hai un figlio e volevo regalarlo. Ah, ecco, <ride> mi sembrava... Se, però mi dona, penso che te lo ruberò. <ride> è una roba terribile, è una roba veramente terribile. Quello piccolo portalo al Valentini, assolutamente sì, assolutamente sì. Uh, C'è il cappello con le corna in Vietnam, ma che cazzo dici Sherlock? Uh, che italiani che siete, lo voglio per il prossimo speciale 3, mi sa che me lo compro anch'io stasera quando usciamo a Magna. Uh. No, dicevo, il nuovo Tomb Raider sembra figo, ovviamente. Il problema è che uh, hanno già annunciato i DLC e pare che vogliono aggiungere le tombe di mese in mese, una tomba nuova di mese in mese, le tombe non sono parte della campagna principale ovviamente, però dà un sacco fastidio vedere che hanno dei contenuti che verranno aggiunti di mese in mese, uh, vedremo, vedremo, non, non, non so, spero che non taglino contenuti importanti per questa strontata di DLC, ma non credo, credo che il gioco base sarà comunque bello anche con questa politica di DLC. Smash Alle 3 sarà giocabile, sarebbe una gran figata a Vashbix perché io alle 3 ci vado e ovviamente lo voglio giocare. Assolutamente sì. Beyond Mutant è previsto per questa no, 2019 in Bialieno, quasi sicuramente. Lo vedremo alla Gamescom però. Uh... Non è vero, è figo. Ah, è, figo è, Biamu... Dio, Dio, è figo. è figo C'hai i furri del cannone. Non hai visto che c'è anche il robot mano. Cazzo, che è una figata, dai. Uh, allora, sta cosa di mese in mese ti, ti ricorda un po' la politica del game as a service? Sì, ragazzi, è un po' il sistema che stanno facendo tutti. A me preoccupa che stiano facendo queste politiche per i loro cacchio di giochi, tutte le cazzo di volte. È abbastanza pesante, è abbastanza pesante, cioè basta far uscire giochi incompleti con i contenuti che poi arrivano dopo e ridateci i giochi completi dal day one, che sarebbe anche il caso. Allora, qua mi si è bloccata la chat, molto male. No. Torna indietro, ok. Uh, fai un giveaway di cappelli, no? Adesso faccio un giveaway di live, ragazzi. In realtà, perché è un'ora e tre che sto, che sto streamando. E come al solito, grazie per avermi seguito. Il fatto che siate 100 anche a luna mi, 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 mi dà molto amore. E niente appunto, dal Vietnam è tutto. Eh, e ci vediamo al prossimo live. Forse da Taiwan, o forse quando torno a casa, vedremo comunque grazie, grazie a tutti quanti grazie come al solito per le iscrizioni per le donazioni, per i follow e tutto quanto ciao a tutti, ciao 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 ciao